Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi realizzerò la seconda pagina dell'album Flowers, album che ho deciso di realizzare in più video perché voglio fare ogni volta una pagina un pochino più articolata, cosa che non si potrebbe fare in un unico video perché sarebbe infinito, quindi ho deciso di dividerlo in questo modo. Nella pagina di oggi, per decorare la pagina di oggi, utilizzerò il mio ultimo kit digitale Margherita, che trovate nel mio negozio online, Creations Candida, e il cui link lo troverete, se vi interessa, nell'info box del video. E dunque, partiamo subito sul come realizzare la struttura della pagina. Allora, come vi avevo detto nel primo video, la struttura di base chiaramente sarà sempre la stessa perché le pagine verranno tutte uguali in modo da poter poi alla fine essere inglobate nella stessa copertina. Quindi la struttura base della pagina è formata da due cartoncini delle dimensioni di 21 x 19 cm il primo, al quale ho fatto i due pieghi sulla parte più lunga da 1 cm, e un altro cartoncino delle dimensioni di 12 x 19 cm che mi servirà per fare questo lavoro. Allora, io ho già munito, vedete, il piego da 1 cm con il biadesivo. Praticamente andrò semplicemente ad incollare in questo modo la parte 19 x 19 in modo da creare la mia pagina, che sarà uguale per tutte le pagine dell'album, che avrà, diciamo, una tasca che mi permetterà di inserire da una parte l'inserto e dall'altra di attaccarla alla rilegatura dell'album. Comunque, man mano che la faccio, poi capirete meglio. Allora, per realizzare la mia struttura, come vi ho già detto la volta scorsa, vi faccio vedere, ho utilizzato uno dei miei fogli di carta scrap. Tinta, questa tinta ecru, un colore molto, molto bello che si abbina, devo dire, alla maggior parte delle carte così un po' vintage. E anche la descrizione, anche il link di questa carta la trovate nel link dei prodotti da me utilizzati nella descrizione. Sono delle pagine che da un lato sono lisce e invece dall'altra parte sono goffrate. Ve le faccio vedere da vicino e si prestano benissimo a fare qualsiasi tipo di lavoro scrap. Quindi abbiamo la nostra base, come vi dicevo, fatta dai due pezzi di cartoncino e poi, allora, visto che decorerò la pagina sia sul fronte che sul retro, per non fare confusione, comincerei con il decorare la prima parte e quindi vi faccio vedere quello che necessita per decorare la prima parte. Poi, quando avrò finito la prima parte, ci dedichiamo alla seconda, dove vi farò vedere gli altri pezzi che servono, così evitiamo di fare confusione. Quindi, per il primo lato della mia pagina ho bisogno di, allora, due cartoncini identici delle dimensioni di 27 x 14 cm che ho piegato perfettamente in tre, in modo quindi 9 cm per parte, in modo da fare, guardate, questo lavoro qua. Ok? Quindi sono già stati piegati a 9 cm proprio per avere questa struttura. E poi ho ancora bisogno di due cartoncini sempre identici delle dimensioni di 7 x 4 cm, dove sul lato lungo da 7 ho creato un piego da 2 cm che mi servirà, vedrete, per tenere chiuse queste due strutture con le calamite. Quindi questi sono i pezzi che servono per realizzare il primo lato della mia pagina. Quindi prima cosa da fare, vado a creare la struttura base, quindi vado a spellicolare ed ad incollare il cartoncino da 19 x 19 sul mio cartoncino da 21 x 19 e lo faccio in questo modo semplicemente. Ho già munito il tutto di biadesivo come faccio sempre, così cerco di fare più in fretta e di non perdere tempo quando faccio il video. Quindi io vado ad incollare in questo modo. Mi raccomando, quando si utilizza il biadesivo bisogna fare molta attenzione ad incollare bene precisi perché altrimenti si rischia di fare un paciocco.
Io utilizzo il biadesivo in questi casi perché preferisco il biadesivo sottile in tanti casi, perché così evito che la carta si bagni troppo magari con la colla e rimanga un po' poi ondulata. Quindi quando posso utilizzo anche il biadesivo perché mi trovo benissimo. Quindi, come vi dicevo, questa è la struttura della mia pagina, che vedrete andrò poi ad attaccare alla rilegatura da questo lato, e dall'altro lato rimarrà la tasca che mi servirà poi per inserire un inserto. Quindi andiamo a decorare la pagina. Chiaramente, visto che questo si attaccherà alla mia rilegatura, la pagina va gestita in questo verso. Importantissimo, mi raccomando, non sbagliare, quindi con le aperture sulle parti laterali, in questo modo. Allora, vi faccio subito vedere l'idea di come verrà la mia pagina, così avete un'idea più chiara di quello che vado poi a fare. Allora, praticamente utilizzerò queste due strutturine per creare appunto degli spazi dove inserire le foto, che andrò poi a bloccare in questo modo con il mio cartoncino, così, con una calamita che mi permetterà di tenerle chiuse. Mentre nello stesso tempo queste a loro volta saranno delle tasche in cui poter inserire delle tag. Ora che vi ho fatto vedere un po' quello che ho in mente, prendiamo la carta decorata, perché come prima cosa in questo caso devo andare a rivestire la mia base. Lo faccio con questa carta del kit Margherita, dove ho sporcato con del foil, con un foilolo oro, guardate che carino. Come ho fatto è una cosa che ho fatto vedere in uno dei miei video per gli abbonati. Quindi vado ad incollare direttamente questa carta decorata. Anche qui ho già munito il tutto di biadesivo, così facciamo più in fretta. Ok, sono contenta che vi sia piaciuta l'idea di fare l'album in più passi, perché avete appunto, mi avete confermato il fatto che fa anche piacere fare magari delle strutture un pochino più complesse, che non si possono chiaramente fare in una volta sola. Quindi mi piace questa idea di fare un album che alla fine sono sicura che verrà molto 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 bello. Quindi abbiamo decorato la base, perché devo andare ad incollare sopra la mia struttura, quindi ho preferito prima incollare completamente la mia carta decorata. Allora, chiaramente, dal momento che io devo andare poi a chiudere con il mio pezzettino di cartoncino, chiaramente questo è il primo che io dovrò incollare, in modo da poi coprire il tutto in questo modo con la mia struttura. Quindi prendiamo una matita, prendiamo un parolone perché non l'ho preparata, ma la prendo subito, eccola qui, perché devo andarmi a segnare dove incollare i cartoncini. Allora, è una cosa che io farò ad occhio, nel senso che non è il caso di prendere misure su misure. Quindi adesso vi faccio vedere come faccio io. Per cui, allora, l'idea è questa. Allora, le due strutture le teniamo vicine in questo modo, lasciando veramente qualche millimetro. Mi raccomando, non le tenete proprio troppo appiccicate, perché poi rischiate di che non si aprano bene, che non si chiudano bene. Quindi teniamo una cosa che abbia un po' senso, e poi praticamente andiamo a mettere al centro, così io lo faccio ad occhio, vado a mettere il mio rettangolino. Ok, quindi così vado a segnare praticamente qui con la matita sulla mia struttura dove devo incollarlo. Idem vado a fare dall'altra parte.
Quindi centro, così, perfetto, vado a segnare. Ok, quindi vedete che ho segnato leggermente dove incollare, per cui prima cosa che faccio, vado a incollare i miei pezzettini di carta. In questo caso uso tranquillamente la colla vinilica. Allora, visto che la carta, come vi ho detto, è goffrata da vedere, guarda, la faccio vedere se si vede bene. Qui da un lato è goffrata e dall'altra è liscia. Io, anche se poi andrò a ricoprire il mio cartoncino, però rimane un bordino visibile, farò in modo che la parte goffrata rimanga sempre chiaramente dalla parte bella che si vede. Quindi andrò ad incollare in questo verso qui. Quindi attacco non qui sul bordo del mio della mia carta, ok, prima parte e seconda etichettina qui così. In questo modo abbiamo creato il nostro fermo. Ora, prima cosa che voglio fare, perché non voglio dimenticarmi, potevo anche farlo prima, ma non l'ho fatto. Con la mia fustellatrice che mi avrete visto usare mille volte, con due possibilità diverse di spigoli negli angoli, io utilizzerò uno dei due per fare tutto il lavoro. Speriamo di poterlo. Sì, mi è andata bene perché comunque ho ancora lo spazio per tagliarlo. Ok, vado. Ecco, questo è un lavoro che fatto prima sarebbe stato l'ottimo, ma sono dimenticata e quindi lo facciamo adesso, ma poco male perché vedete non c'è problema. Guardate che carina anche questa fustellina qui semplice negli angoli. Quindi praticamente adesso dobbiamo andare ad incollare la nostra struttura. Allora, io voglio fare in modo che praticamente mi si aprano in questo modo qui. Allora, guarda, queste sono una scelta mia, eh. Io le aprirò in questo modo, una da questo lato e una da questo lato. Quindi le vado ad incollare in questo modo. Dunque, ma cosa faccio? Visto che voglio che questa diventi una tasca, non vado ad incollare tutta la superficie sottostante, ma vado ad incollare solo il bordino. Quindi prendiamo la mia colla. Questa perché così riesco a farne uscire la striscia giusta che mi serve e vado. Allora, aspettate perché eccoci, già devo capire perché vi ho detto faccio così, faccio così, faccio così e poi sbaglio, perché oddio, non fosse mai successo, invece avete già visto nei miei video che ogni tanto mi sfugge qualche pezzo e mi faccio qualche numero, ma va bene lo stesso. Tanto, come vi dico sempre, non c'è nessun problema. Sbagliando si impara, la volta successiva si fa più attenzione. Quindi vedete, ho messo solo la colla qua intorno ed ora vado ad incollare così. Ok, va bene così. Schiacciamo bene. Ok. Ecco, mi sono dimenticata di fare una cosa. Oppure no, fatemi pensare. Posso anche lasciarlo così. Io avevo deciso di utilizzare gli angoli smussati. Lo lascio così, va bene. No, mi era venuto un dubbio perché non ricordavo se avevo in mente di fustellare il tutto oppure no. Poi in realtà no, lo lascio così. Va bene. Allora, no, fateci caso, un mio pensiero. Allora, praticamente
Abbiamo incollato il primo, non vi faccio vedere ancora la tasca perché gli do modo di asciugarsi. Adesso vado anche a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi vado a mettere la mia colla qui sul bordo, così, e vado ad incollare. Quindi lasciamo, come vi avevo detto, qualche millimetro di distanza dal cartoncino di fianco, così va bene, li allineiamo in alto, ok, e andiamo ad incollare il tutto. Ok, così. Quindi avete visto che le mie card si apriranno in questo modo. Ora cosa andiamo a fare? Come prima cosa vado a decorare le mie strutture. Allora, la parte interna la posso decorare senza pensare alle calamite, quindi vado ad inserire i miei primi cartoncini, che io chiaramente, come già faccio sempre per evitare di perdere troppo tempo, ho già tagliato. E quindi vedete, guardiamo, devo solo capire un attimo come avevo deciso di metterli, perché chiaramente magari non me lo ricordo più. Sì, così direi che va bene. Allora vi faccio solo vedere che cosa ho fatto. Dunque vi faccio vedere la postella, sì. Vedete che ho fatto sia l'angolino di richiamo alla chiusura, che con questa fustella che trovate sempre nei prodotti consigliati, ho anche creato già i tagli per inserire poi facilmente le foto senza dover utilizzare colle, scotch, niente del genere. Basta inserirle dentro le alette, o in una o nell'altra a seconda della grandezza, e la foto è già applicata. Quindi cosa faccio? Vado ad attaccare velocemente le mie decorazioni, le mie carte decorate. Ora che l'interno è a posto in questo modo qui, prima di andare ad incollare la parte interna, questa, devo andare ad inserire, scusatemi, questa, devo andare ad inserire la mia calamita, in modo da tenere chiuso il tutto. Però cosa faccio? Allora, la calamita la mettiamo, sì, mettiamola prima qui. Dunque prendo le calamite, eccole qua. Allora facciamo una cosa, metto prima la calamita sul mio pezzettino, in modo da metterla in un punto che vada bene, perché non deve essere troppo sul bordo, perché se la mettete troppo sul bordo poi non riuscite ad incollare bene la carta. Quindi mettiamo la nostra calamita più o meno al centro del supportino della chiusura, così siamo sicuri che poi riusciamo ad incollarla bene. Per cui facciamo questa operazione, andiamo ad attaccare la calamita, possiamo farlo, lo facciamo ad occhio chiaramente, non c'è bisogno di fare chissà quale lavoro. Allora vado a tagliare un pezzo di biadesivo, quindi tagliamo un pezzo di biadesivo così, ok, spellicoliamo, ok. Allora vedete, metto la mia calamita qui più o meno al centro, una cosa che viene fatta anche ad occhio, e vado a chiuderla con il biadesivo.
Vi ho detto anche di metterla bene al centro, perché così riuscite veramente a tenerla ferma e siete a posto. Ora, cosa facciamo? Andiamo a attaccare la calamita che dobbiamo dall'altra parte, e io faccio così. Allora, vediamo un po', taglio una striscia di biadesivo, ok, ce la faccio, eh? Più facile a dirsi che a farsi, non ho mai voglia di prendere la punta della forbice. Allora, la piazzo così al centro, guardate, perché chiaramente in questo modo vedete che vado a coprire, e poi faccio in questo modo, vado a spellicolare, va bene, mi arrendo, ok, vado a spellicolare e vado a chiudere e ad attaccare la mia calamita dall'altro lato. Guardate, ho fatto una stupidaggine, no, ce l'ho fatta, ho premuto troppo e stavo attaccando tutto, ma mi sono salvata. Ecco, così abbiamo attaccato anche la calamita nella posizione giusta. Ora andiamo a mettere la nostra carta di chiusura. Io ho deciso di utilizzare questa del kit Margherita, dove ho messo del foil dorato, guardate che carine sulle margherite, e ora vado ad incollare. Anche qui utilizzo tranquillamente la mia colla vinilica, in più abbiamo anche quel pezzettino di biadesivo che ci tiene fermo il tutto, così, ok, e andiamo a chiudere. Allora, io adesso vi faccio vedere, vedete, pac. Ora io sulla prima decorazione non ho inserito lo spazio per mettere le foto, perché insomma ho piacere che rimanga così, però nulla vieta anche qua di poter poi incollare una foto, inserire una foto, ma io in questo momento non l'ho fatto. Quindi questo è quanto. Adesso andiamo semplicemente a decorare sia la parte interna che la parte esterna, anche della chiusura, con della carta scrap, che dovrei aver già tagliato, e se riesco a trovarla in mezzo a tutto questo disastro, sì, l'ho trovata, meno male, eccola qui. Allora, io ho già tagliato un pezzo, vado anche qua a fare i miei bordini nello stesso modo, vediamo un po', ok, devo tagliarne un pezzettino perché mi sembra un po' troppo lunga, quindi aspettate un attimo che ne devo proprio tagliare appena un paio di millimetri, così mi rimane un pochino di bordo che mi piace di più. Ok, vediamo un po' se così va bene. Sì, così mi piace di più. Questo lo passo con il distress. Non ho passato quelle carte col distress perché mi piaceva l'idea che rimanesse un pochino più, cioè l'ho fatto volutamente, non che rimanesse così un po' meno segnato il contorno. Invece su questo qua preferisco metterlo, ma queste sono tutte veramente cose che chiaramente dipende un po' tutto dal gusto personale. Quindi andiamo a incollare il nostro pezzettino. Chiaramente ho utilizzato della carta, la stessa base di carta, in modo che rimanga una cosa fine, almeno fine secondo il mio gusto, non so secondo il vostro, poi me lo direte nei commenti, però così siamo a posto. Ora, nello stesso modo, allora, poi dopo andrò ad incollare anche questo pezzo, comunque nello stesso modo vado a decorare anche tutta questa parte, nello stesso modo in cui ho fatto per questa. A
A questo punto abbiamo finito, completato anche l'altro lato, che è venuto così, vi faccio vedere, con la nostra calamita. E questo è quello che avevo realizzato prima. Ora, come vi avevo detto, ho lasciato delle tasche perché mi piaceva l'idea di continuare a decorare. Io ho già preparato delle tag, ve le faccio vedere perché chiaramente per non perdere troppo tempo le ho già preparate, dove ho utilizzato semplicemente la mia carta scrap del kit Margherita e ho anche ritagliato, vedete le etichettine. Questo è un particolare che ho ritagliato dalle carte e che ho plastificato e quindi rimane molto molto carino. E quindi ho fatto queste due tag. Guardate un po' che belle. Questa è la seconda tag. Anche qui ho ritagliato un particolare e un'etichetta che ho incollato sulla tag. Poi l'ho sporcata col foil come ho fatto per tutto il resto della pagina e anche della prima pagina che avevo fatto perché chiaramente le pagine saranno un po' tutte attinenti. E questa è la seconda tag che ho realizzato da inserire in questo modo. Quindi in questo modo abbiamo tutto questo spazio per inserire le foto. Guardate che carino che rimane. Ora devo finire di decorare la parte del frontale perché non è finita, ma prima di andare ad inserire ancora particolari in rilievo, per poter essere comoda a lavorare dalla parte del retro, preferisco farlo dopo, in modo da non avere troppo movimento sotto la mia pagina quando vado ad incollare. Quindi adesso vi faccio vedere invece come ho deciso di decorare la seconda parte. Allora, chiaramente ho già ritagliato la pagina che voglio, eccola qui, vedete, ho ritagliato e vado già subito ad incollare il mio particolare, perché così questa è una cosa fatta. Sono contenta che questo kit è piaciuto tantissimo, ho già visto, avete già realizzato tra l'altro il mio team di Creation Scandida ha già realizzato delle cose veramente fantastiche. Io non so più come dirlo, ma veramente fate dei lavori che sono stupendi. Le mie carte vengono veramente, veramente esaltate dai vostri lavori. Io già sono comunque soddisfatta perché chiaramente le ho disegnate e sono a mio gusto, mi piacciono, però devo dire che vedere i vostri lavori mi riempie di gioia perché fate delle cose veramente stupende. Questo kit è particolarmente piaciuto e i lavori che sto vedendo sono veramente fantastici. Allora, ho incollato nella parte sottostante la mia carta e adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente realizzeremo due tasche una sull'altra. Allora, io una per chiaramente velocità l'ho già fatta, mentre l'altra la farò insieme a voi così vi faccio vedere come realizzarla. Allora, in questo caso le altezze delle due tasche sono veramente soggettive, cioè io le ho fatte a mio gusto, ma ognuno le può fare alte quanto vuole. Comunque, io ho preso un cartoncino delle dimensioni di 20,5 per altezza 12, ripeto, l'altezza è relativa, ma il 20,5 perché? Perché dal momento che la mia pagina è 19 cm, io ho calcolato di fare una tasca da 18,5 al quale poi ho aggiunto un centimetro per parte per poter fare il piego. Questa è la dimensione 20,5. Quindi 20,5, un piego per parte da un centimetro e un piego anche alla base da un centimetro, in modo da creare una tasca. Vedete, io ho già messo il biadesivo, in modo da creare una tasca che abbia un minimo di possibilità di inserire delle cose dentro, perché se non mettete questo centimetro per parte che ve la inspessolisce un po', rimane veramente tanto attaccata e quindi dovete inserire qualcosa di molto sottile. Invece in questo modo non dovete farlo. Quindi questa tasca io l'ho già realizzata. Adesso vi faccio vedere come ho fatto utilizzando la seconda tasca, che è chiaramente sempre 20,5, ma l'ho fatta alta 8. Ho fatto anche qui il piego da un centimetro su tutti e tre i lati. Ora vi faccio vedere come ho realizzato le mie ondine. In questo caso le ho realizzate già, allora, sia sul cartoncino che da questo lato
che è sulla carta che andrò poi ad incollare, vedete, in modo che rimanga l'onda. Come l'ho fatta? L'ho fatta con semplicemente con questo righello qui, che mi avete già visto utilizzare tante volte, che ha diverse forme che si possono utilizzare sia da disegnare e da ritagliare con la forbice, ma essendo il righello in alluminio, volendo si può utilizzare direttamente il cutter e tagliare direttamente la forma. Allora, io adesso cosa vado a fare? Vado a segnare con la matita dalla parte chiaramente del rovescio le mie ondine. Quindi vado a mettermi sul bordo in modo da avere già la mia riga dritta, diciamo, e vado a disegnarle. Cerco anche di centrare già un po' sì, così vado a centrare, a disegnare anche centrato la mia onda. Ok? Vedete che ho disegnato. Adesso con la forbice vado direttamente a tagliare. Potete farlo anche direttamente col cutter, ma ho deciso di farlo con la forbice, così non devo prendere tappetino di taglio, tutto quanto, faccio in fretta anche così, visto che non è tanto tanto lunga la parte che devo tagliare. Così, anche se non avete cutter o cose o tappetini di taglio, cose strane, vedete che potete tranquillamente farlo in questo modo. Anche perché sono forme che sono molto morbide e quindi si tagliano benissimo con la forbice, non c'è bisogno di non si hanno problemi, diciamo. Poi cosa vado a fare? Vado a tagliare qui i miei spigoli, come facciamo sempre quando dobbiamo creare gli angoli delle tasche, e vado a piegare, perché non l'ho ancora fatto, la mia carta in questo modo. Vedete che qua ho utilizzato, per non sprecare, perché io non mi va di sprecare mai niente, la parte con la scritta, tanto viene piegata, non si vede, quindi facciamo che utilizzare tutta la carta nel migliore dei modi. Ora, biadesivo che ho già tagliato e che ho messo da qualche parte, che però allora un pezzo ho trovato, gli altri boh. Niente, adesso non li trovo. Vabbè, intanto attacchiamo questa e poi penserò ad andare ad attaccare anche l'altra. Allora, come prima cosa facciamo così. Vado a mettere un po' di colla qui, dove non l'ho ancora messa, così vado ad attaccare i due lati. Perfetto, così rimangono incollati. Quando incollo il tutto e vado a spellicolare e ad incollare. Allora, sì, ce la facciamo velocemente a sto giro. Sì, diciamo di sì, perfetto. Abbiamo fatto anche in fretta. Quindi io chiudo il tutto e vado ad incollare. Ho fatto 18 e mezzo, così chiaramente, ecco, evitiamo di, vedete, andare troppo sui bordi, siamo un pochino più tranquilli. Ora vado ad attaccare la mia carta. Allora vi faccio vedere, perché vi chiederete perché è ondulata da tutte e due le parti, perché ho tagliato con il mio righello l'ondina, però poi mi sono accorta che non l'avevo centrata con quella di prima e quindi ho dovuto farla dalla parte opposta, perché non volevo sprecare la carta, tanto dal momento che verrà messa la seconda tasca e mi rimane coperto, ho fatto il lavoro due volte. Questo sempre a dimostrazione del fatto, come vi dico sempre, che si sbaglia sempre, cioè può capitare di sbagliare, non ci vuole niente, basta un minimo di disattenzione, si fanno anche le cose così, capita a tutti, ma non importa. È difficile veramente fare i lavori che vada sempre tutto 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 liscio, di solito qualche cosina, insomma, può sempre capitare. Allora, quindi mettiamo qui in questo modo. Ok, e vado
ad incollare. Anche qua vedete che ho messo la doratura solo nella parte superiore, perché dal momento che devo andare ad incollare la seconda tasca, la parte posteriore viene coperta e quindi non abbiamo motivo di decorarla. Allora, ora vi faccio vedere cosa non fare per, come ho fatto l'altra volta, così non sbaglio di nuovo. Allora, io ho già tagliato un pezzo di carta che è quello che mi servirà per decorare questo. Allora, qua vedo che è storto, lo rifilo un attimo con la taglierina, perché era un foglio che ho già utilizzato per qualcosa ma non è perfettamente dritto, quindi eccoci, tagliamolo così, così a posto. E ora cosa vado a fare? Allora, vado a piazzare la mia carta, vedete un po' qui, esattamente centrata dove andrà a incollarsi, e con la matita vado a segnare. Vediamo se questa volta riesco a non sbagliare. Vado a segnare così, ok, e ora vado a tagliare. Vedete che è facile tagliare, facile e veloce, perché è un'ondina molto molto, sì, adesso la sto tagliando anche molto velocemente. Ok, vediamo un po' se a sto giro ce l'abbiamo fatta. Vedete, così abbiamo lo stesso disegno, siamo riusciti a fare una cosa decente. Non l'ho tagliata benissimo, ok. Sicuramente potete fare di meglio con un po' più di calma, ma non avevo voglia di... Ok, così ci siamo. Ora, chiaramente devo andarla a rifilare sotto perché non l'avevo tagliata precisa, quindi me lo segno direttamente così, ok? E con la taglierina, che questa è veramente comoda perché almeno i lavori si fanno in un attimo, vado a tirar via la parte in più. Ok, ora andiamo prima ad incollare la tasca qui. Ah già, devo mettere il biadesivo. Ok, guardate un po' che carina. Ora, dunque, io per da inserire qui ho già preparato delle cosine che vi voglio far vedere. Allora, intanto semplicemente un'altra tag che ho fatto sempre con le etichettine ritagliate e i particolari ritagliati, e questa è una cosina semplicina che ho fatto. Poi invece ho fatto due prove, ho creato questa tag con, guardate un po', con del mylar decorato che ho fatto, e questo sarà uno dei prossimi video che farò per gli abbonati, perché questa cosa mi piace molto e voglio farvi vedere come l'ho realizzata. Quindi se avete voglia abbonatevi al mio canale, perché troverete dei video molto molto carini. Ho fatto anche con la stessa tecnica questo librettino, guardate un po', che a me piace un sacco. Ho fatto con il mylar la copertina, che trovo veramente veramente carina. Ora voglio finire, perché questo lo voglio chiudere, aspettate, vi faccio vedere, con uno dei miei soliti nastrini degli 8 rotoli che trovate nella descrizione dei prodotti usati. Vediamo se basta questa lunghezza qui, perché dovrebbe bastare, mi sembra abbastanza lungo, proviamo, perché lo volevo chiudere sempre con il pizzettino bianco, che così rimane carino. Poi bianco non si intravede, quindi mi si intravede tutto il lavoro sotto, che mi piace un sacco. Vediamo se, ok, guardate che carino,
Troppo belli, secondo me sono bellissimi. E poi ho fatto anche una cosina, vediamo se la trovo. Ah, ecco, ho fatto un'altra margheritina plastificata che ho poi legato con le mie spillettine, queste qui rotondine che trovate nel set di tutti i colori, che sono anche molto molto carine per abbellire i junk che uso parecchio, che voglio andare adesso ad incollare. Tipo qui, giusto per fare ancora un po' di motivo. Ok, perfetto, perché vedete che così mi piaceva l'idea che si intravede la decorazione che ho incollato sotto e questa piccolina. Guardate un po', io trovo un sacco bello, mi piace un sacco. E quindi niente, questo ho pensato di inserirlo in questo modo qui, che fa motivo, e questo possiamo inserirlo qua. Io ho fatto un'altra cosa che poi farò il video da mettere per gli abbonati, che guardate che carina che è, con l'etichetta, con la scritta, con un riciclo di plastica, ho fatto questa tag così un po' diversa da inserire in questo modo. Quindi direi che la mia pagina, non so cosa ne pensate, ma direi che è abbastanza ricca. Ora che abbiamo finito, vi faccio vedere come ultima cosa come ho deciso di decorare la parte frontale. Qui voglio fare una cosa, voglio provare, vediamo se mi piace l'effetto perché non l'ho ancora provato. Sì. Allora, tagliamo il mio solito spago, che anche questo mi avete visto utilizzare tantissime volte perché a me piace da matti. Che in questo caso lascio bianco, non vado a colorare con nessun colore particolare, lo lascio bianco. Questo qui lo tagliamo a metà perché è fin troppo grande, direi che metà può bastare. Proviamo. Ok, quindi lo allarghiamo un po' in modo da stressarlo un pochino. Uno e due. Ok, e adesso sopra andrò a mettere questi bottoncini che ho realizzato con il DAS, e anche di questo trovate il video nell'elenco per gli abbonati, perché adesso da quando posso fare questi video devo dire che mi sto divertendo un sacco a fare queste decorazioni, così ne approfitto per fare dei video che insomma servono sempre e io mi ritrovo le decorazioni già fatte, e quindi è una cosa che mi piace un sacco. Per cui facciamo così, utilizzo la colla vinilica per attaccare la garza, come vi dico, perché è sufficiente ed è comodissima perché mi permette poi di lavorare la garza come preferisco. Quindi questa colla qui va benissimo, ok? E invece magari sui particolari mettiamo questa colla che è un pochino più tenace, così prende meglio. Ok, anche questi hanno la parte dorata, i particolari, quindi si abbinano perfettamente. Questo in realtà è stato un caso, non li avevo fatti per questo, li avevo già fatti così, ma si sono trovati fatti a pennello. E quindi guardate che carina la chiusura con la calamita decorata. Come ultima cosa, ho già realizzato la mia tag grande da inserire sul laterale, come sarà in tutte le pagine. In tutte le pagine, l'avete vista anche nella pagina 1, l'ho fatta anche per questa, ed è una pagina che ho, guardate un po', realizzato sempre con il kit semplicemente, dove ho incollato in questo caso il cartoncino beige con il posto per la foto che fa contrasto, ho inserito il mio pizzo, quello che utilizzo sempre adesivo, e anche qui ho ritagliato dei particolari dal kit. Guardate un po' e ditemi se vi piace. E quindi questa tag grande verrà inserita qui sul laterale. A questo punto abbiamo proprio finito.
Questa è la seconda pagina dell'album Flowers, fronte e retro. Io spero di avervi dato un po' di spunti, un po' di idee per fare una pagina un po' diversa e spero che il tutto vi sia piaciuto. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto. Ciao ciao!